Il 20 novembre 1989 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale dei diritti dei minori, un atto importantissimo che ha trasformato completamente, no, la mentalità del mondo verso i bambini e gli adolescenti, considerati fino ad allora oggetto, cioè destinatari di interventi per la crescita, per l'assistenza, per la scuola, ma trasformandoli appunto da destinatari a soggetto di diritto. Questo è importante perché sono scaturiti i diritti fondamentali dei minori che occupano un posto assolutamente privilegiato nello scenario generale dei diritti umani. Infatti la Convenzione internazionale si basa su quattro principi fondamentali. Prima di tutto il diritto alla non discriminazione, cioè i diritti enunciati nella Convenzione si applicano a tutti i minori, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla religione, dall'etnia, dall'appartenenza a questo o a quell'altro gruppo sociale. Il secondo principio molto importante è quello dell'interesse superiore del bambino e dell'adolescente, cioè in tutte le situazioni in cui bisogna assumere una decisione che riguarda i minori, che riguarda la vita consociata, l'interesse superiore del minore deve essere un criterio assolutamente prioritario per la decisione. Altro principio fondamentale è quello del diritto alla vita e alla crescita e allo sviluppo armonico della persona del minore. Il quarto principio fondamentale è quello del diritto all'ascolto, cioè i ragazzi, i bambini, gli adolescenti hanno il diritto di essere ascoltati e gli adulti li devono ascoltare, e ovviamente al diritto all'ascolto sta di fronte il dovere dell'adulto di prendere in considerazione quello che il bambino dice e di tenerlo nel dovuto rispetto, diciamo. Su questi principi si fonda la Convenzione internazionale che andremo praticamente a festeggiare nel 30° anniversario della sua ratifica anche da parte dell'Italia nel 1991 con la legge 176. Cosa dire della Convenzione internazionale? I comitati del mondo, pensate che 196 stati hanno ratificato la convenzione, quasi la totalità della comunità internazionale. Questa ratifica ha comportato per tutti gli stati una presa in carico nel proprio ordinamento giuridico del testo della convenzione, legge dello Stato italiano come degli altri stati, ripeto, che l'hanno ratificata. In virtù di questa convenzione internazionale gli stati sono stati mobilitati giuridicamente per adeguare i propri ordinamenti appunto ai contenuti della convenzione internazionale. L'Italia ha fatto tanto e dobbiamo dire che ci teniamo a sottolineare che l'UNICEF, essendo l'agenzia primaria ai sensi dell'articolo 45 proprio della Convenzione internazionale, l'UNICEF ha raggiunto risultati pregevolissimi. Basti pensare che dal 1990 ad oggi è stata dimezzata quasi la mortalità infantile, la fame nel mondo, 3 milioni in più di persone ricevono l'acqua potabile. Ma purtroppo milioni e milioni di minori ancora vengono lasciati indietro. È inutile dare le cifre perché sono accessibilissime sulla rete e dobbiamo continuare a lavorare, a impegnarci. E vorrei segnalare proprio un evento formidabile che è avvenuto a Colonia appena un mese fa, dove si sono riuniti tutti i sindaci, tantissimi sindaci del mondo intero, e che hanno pubblicato a conclusione di questo summit delle città amiche un manifesto dei sindaci delle città amiche dei bambini e degli adolescenti, in cui i primi cittadini di queste città si sono impegnati a venire incontro e a rispondere sempre meglio ai diritti dei bambini.
Tengo a sottolineare che il progetto Città Amica è un progetto UNICEF internazionale, cioè il sindaco, la comunità civile, diciamo, della città si impegna a venire incontro ai diritti dei bambini. Noi lottiamo perché i diritti dei bambini vengano rispettati in tutte le varie situazioni, primo fra tutto quello della povertà. Dobbiamo azzerare la povertà. Ci muoviamo nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tengo veramente a sottolineare questo. Il contenuto della Convenzione internazionale è veramente inquadrabile, si legge proprio alla luce dell'Agenda anche 2030, perché gli obiettivi sono comuni: azzerare la povertà, fornire ai minori un'istruzione di qualità e soprattutto consentire l'accesso alla sanità e alle cure per la salute a tutti i minori, a tutti quanti. Tempo fa in televisione sentivamo dire che in Italia 500.000 persone non hanno accesso alle cure sanitarie, e quindi questo dobbiamo cercare di prendere in carico questi problemi e venire incontro, e di questi 500.000 persone tanti sono minori. Facciamo delle iniziative importantissime, prima fra tutti l'illuminazione di blu dei monumenti delle città. Molti sindaci si sono assunti l'impegno di farlo, e per questo abbiamo fatto un manifesto regionale che sarà mandato in tutte le città, per essere affisso proprio nei pressi dei monumenti che saranno affissi, che saranno illuminati di blu. Poi il pomeriggio, oltre a tutte le iniziative che a livello i vari presidenti provinciali stanno mettendo in onda, io come comitato regionale farò il pomeriggio del 20 un incontro celebrativo del trentennale della convenzione presso la prefettura di Catanzaro, nel salone del tricolore gentilmente concesso da Sua Eccellenza il prefetto, in cui tanti giovani si alterneranno al tavolo per illustrare la convenzione, per parlare dei progressi effettuati, per presentare le osservazioni che il Comitato ONU per l'infanzia ha fatto per ultimo nel 2019, in cui si chiede all'Italia di adempiere a tanti impegni a favore della classe minorile. Questo è tutto, spero che la cittadinanza si attivi e che, come abbiamo scritto nel nostro manifesto regionale, no? L'UNICEF lancia un appello alla società civile perché la luce azzurra che sarà accesa continui a splendere nel mondo variegato del bambino, e per luce azzurra intendiamo la forza della solidarietà e dell'amore verso i bambini e gli adolescenti.